Nella puntata precedente di Mare Rosa, Fuori. Scegli o tuo padre o un disalvo. Ah! Ele, allora che è successo tra Rosa, Carmine e suo padre? Tutto a posto. Eh? Sono tutti vivi? Ma in che senso, scusa? Sì, Billy, hai capito bene. Abbiamo aspettato per un anno con ansia questa puntata e alla fine stanno tutti quanti bene, a parte il padre di Rosa che si è fatto un pochetto male. Ma non l'ha tipo colpito a mezzo metro di distanza? Sì, ma... dettagli. Probabilmente era una pistola d'acqua. Già. Poveri Rosa e Carmine, con tutto quello che è successo, è difficile che il rapporto tra loro torni come prima. Come non detto. Assurdo, con quello che è successo sono diventati ancora più cringe di prima. Rosa. Sì, Carmine. Un bacio è un apostrofo tra le parole t'amo. Eh? A chi più amiamo, meno dire sappiamo. Amare e gioire, mentre crediamo di gioire solo quando siamo amati. Ma sei proprio un filosofo, Carmine, ma come ti vengono? Le tiro fuori dei foglietti e dei cioccolatini. Cioccolatino? Pensavo che offrissi solo caramelle. Tarantella, l'amore ti cambia. Io già tanto se mi cambio le mutande. L'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Amare e mettere la nostra felicità nella felicità di una... Sì, ma basta! E tu, come stai? Potrebbe andare meglio. Per fortuna sei vivo. Ma chi mi ha donato il sangue? Non si sa. Come no? Era anonimo. Un po' sospetto, eh? Te dico che era anonimo! Non è che è stata Teresa? No! Ha già rotto con sta chiattilla! È stata Teresa! Se non la finisci ti faccio fare un volo che guarda non ti salvi! E ti ci spedisco pure quella tua Teresa se non la pianti! Mi faresti un favore? Vabbè, me ne vado. Che Ciruzzo ha fame. No vabbè, ancora starò... Bello tuo figlio. Ti somiglia. È uguale al padre. Mio marito. Non il tuo. Billy? Sì? Tu ti sei mai chiesto come sia possibile che in questo carcere ci siano così tanti permessi? Ma veramente, sono sempre tutti fuori a fare quello che vogliono! Hanno più giorni di permesso loro che noi di vacanze dalla scuola. Te l'avevo detto io che questo posto era meglio di un campo estivo! E poi fanno il corso di cucina, ballano, fanno le grigliate, si fidanzano con chi vogliono. Lo so, è il campo estivo migliore del mondo. Chissà cosa ne pensa il comandante. Non mi dovete scassare, ok? Ma non mi dovete scassare! Ma non abbiamo chiesto ancora nulla! Non mi dovete scassare, ok? Ma riesci a dire solo questo in questa stagione? Tu sei la nuova arrivata, vero? Non parli, eh? Ascolta. In questa stagione le mie scene si riducono a interazioni tra me e te. Sì, prima avevo una bella storia e mi hanno messo in secondo piano. Quindi, ti prego, parla. No. Ciao ragazzi. Oh no. Ciao Crazy Jay. Avete sentito il mio pezzo? Sì, un milione di volte. Forse morirò, forse ti mancherò. Sei come il veleno e non so se tornerò. Ce l'hai dei tappi per le orecchie? Li ho dimenticati. Ehi, voi siete solo invidiosi. Un giorno io sarò famosa e farò un sacco di soldi. Perché è così cringe? Non lo parlo? So, pensare che canta pure bene. Voi dite così, ma non sapete il mio passato. No, ma ti prego, non un altro flashback. Ma dovete sapere la mia storia. No, ti prego, no. Ma ce l'hanno tutti il flashback. Ma la tua storyline non ha senso. Ma io voglio baciarmi cardiotrap. Ma chi ti vuole, oh? E voglio cantare con lui. Pure questo non ha senso. Vabbè, sapete che c'è? Faccio esplodere tutto. L'ha fatto davvero? Ma quella è pazza. Gianni! Ha parlato! Ma tra l'altro chi è Gianni? È Cardio Trap, Billy! Ah! È io che pensavo che si chiamasse veramente Cardio Trap. Sono riuscita a fare quello che volevo. Ma adesso scemo, abbiamo rischiato tutti la vita per colpa tua. Io volevo solo bruciare il contratto. Te hai fatto esplodere tutto! Io volevo solo bruciare il contratto e ora non c'è più. Ma te sei scema. C'è una copia digitale del contratto. Ah, posso far esplodere pure quella? Ma in tutto ciò, cosa dice il comandante? Avete già scassato, non me parlate! Ok, però avete già scassato, non me rompete!
Smetti, mi aliti tutto addosso. Ti amo, tarantella. Io ho cambiato idea. Ma come? Così? Sì. Ma dopo una stagione di tira e molla, ma ce ne dobbiamo subire una identica? Sì, vado da cucciolo. Wow, sei alto 3 metri ma ti chiamano cucciolo. Allora dimmi, chi è il tuo tipo ideale? Beh, il mio tipo ideale è... ha i capelli neri, ha dei begli occhi e ha dei bei baffetti. Oh, ma che dici? Non ce li ho i baffetti, scemo! No, scusa, hai capito male! Avete sentito? Gli piacciono i miei baffetti. Edua, io voglio un altro figlio. Carmè, i tuoi figli sono troppi. Edoardo, sono incinta. Va bene lo stesso! Edoardo, lo so che hai una moglie, un figlio, un passato disgraziato. In realtà non mi ami neanche veramente, perché a volte baci me, a volte baci Carmela. E giustamente i miei genitori sono in disaccordo con questa relazione. Tra l'altro, in 4 stagioni non abbiamo fatto altro che sbaciucchiarci senza mai parlare di qualcosa di serio. Ma per qualche strano motivo ti amo. E vai. Edoardo, devi scegliere me o Teresa. Carmela, lo sai, io amo Teresa e non c'è niente che mi farà cambiare idea. Io so dove stanno i soldi di Rosa Ricci. Teresa, ciao! Ma dove vai? A mai più! Tarantella. Ci sposiamo? Sì. Ah, pensavo che mi odiassi. Ho cambiato idea. Pensavo stessi con Cucciolo. Ma sei scema, quello piace Miloš. Tutto merito dei baffetti. Allora, ci sposiamo? Sì. Billy, hai sentito? Sì, dopo 2 stagioni di tira e molla, finalmente Carmine e Rosa si sposano. Sì, finalmente tutta quanta la storia di Romeo e Giulietta a Napoli finisce. Possiamo farvi da testimoni? Rosa, ma come ti sei conciata per il tuo matrimonio? Sembri la sposa a cadavere. O Mercoledì Adams. O semplicemente un panda. A me piaceva così. Dai, andiamo, il matrimonio sta per iniziare. Voi cominciate ad andare. Oh, ma quando ci mette, tarantella? Vado a dare un'occhiata. Oh, ma sali o no? Ma sei pazzo? Hai visto quante scale sono? Più di 3000 gradini! Io torno indietro. Comandante, sto single di nuovo, non ci credo. E quindi? Mare fuori finisce così? Tutta sta fatica per niente? Beh, da tutto questo dovrebbe uscire una morale, no? Che mare fuori è il campo estivo migliore del mondo. Puoi andare in giro quando ti pare, c'è il corso di ballo, di cucina, ti puoi trovare il fidanzato o la fidanzata, non devi fare i compiti, insomma il paradiso! Ma dove credi che sia andata Rosa Ricci? Secondo me al cimitero a fare il cosplay della sposa cadavere. Edoardo, che fine ha fatto? Finalmente sono ricco! Come l'ho detto!